la parte là sarà decisiva, soprattutto Zaldi non so se gioca a sinistra. A sinistra, sì. Sì. Allora, guarda, ti do la formazione che in questo momento sta dando la Gazzetta come probabile formazione dell'Inter per domani, per dopodomani. Comunque non è prevista la difesa a 3 da parte di Pioli, addirittura danno come modulo un possibile 4-2-3-1. Ti leggo appunto la formazione: Handanovic, D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Ansaldi, la linea difensiva, Brozovic con Dogbia davanti a difesa, e in avanti Candreva, Banega, Perisic e Icardi. Sì, però anche sì. Ieri l'ha fatto notare, non mi ricordo, un opinionista di Sky, e parlavano di un Candreva una nuova posizione un po' più centrale, e Banega lì dietro le punte mi preoccupa, pensavo lo facesse giocare il regista basso, dove ha praticamente fallito nella prima parte di campionato, e con Dobbia lì in mezzo e Brozovic mi rincuora un pochetto, magari lì possiamo fare noi la differenza. Invece per quanto riguarda la Lazio, era un pensiero mio, la Lazio ha giocato con la difesa a 3 contro la Juventus, il Milan, l'Empoli, il Pescara, ieri con la Fiorentina, e poi c'è qualcun'altra? In parte anche con la Roma. Sì, no, vabbè, quella era un po', non era proprio a 3, quindi sono queste insomma le squadre che ha affrontato con la difesa a 3. Invece anche a Bologna? Sì. Col Bologna? No, adesso le squadre che ha detto c'era anche il Bologna, no? No, io ho detto Milan, Juventus, Pescara, Empoli e Fiorentina, queste 5. Ok. Me ne manca forse un'altra, solo 5 volte. Non lo so. Napoli hai detto? Col Napoli? Con Napoli. Ah, e allora il Napoli è la sesta, ok. Quindi queste sono le 6 squadre che ha affrontato con la difesa a 3. Ritornando invece con la difesa a 4, sicuramente ritornerebbero in formazione sia Biglia e basta, e Wallace, credo. Beh, se dovesse tornare a fare un 4-3-3 Inzaghi, sempre dalla fonte della Gazzetta dello Sport danno comunque come possibile formazione Marchetti, Basta, De Vrij, Wallace, Radu, Parolo, Biglia, Milinkovic, Anderson, Immobile, Lulic. Quindi con Keita in panchina. Sì. Sì. Fanno fuori Keita da quella formazione. Sì, ma anche altre testate stanno dando come idea Keita in panchina. Sì, il dubbio potrebbe essere quello, forse con Keita in panchina, oppure potrebbe essere. Non è da escludere però che i due vengano impegnati contemporaneamente, poi Inzaghi su queste cose ci istruisce sempre. Diciamo che Keita, come ieri, Keita a partita in corso è un'arma importantissima secondo me rispetto ad altri. Lulic sappiamo che dà prima la maglia a lui e poi forse al portiere, in mister Inzaghi, quindi comunque sia grande prestazione, ottima prestazione. Comunque sta cambiando non la vedo più un'arma in più Keita da partire dalla panchina, perché è cambiato il suo atteggiamento e quindi entra svogliato, entra che gli rode il chiccherone e quindi non aiuta, quindi questa diventa adesso un'arma un po' a doppio taglio. Vabbè, Genoa hai notato questo, no? Sì, ma io anche beh. Io anche, però comunque sia a Genoa pure il momento del contratto e tutto, ecco lì, sì, quello sì, però a Genoa non mi è sembrato, anzi no, pure anche a me ha dato questa impressione che è da Genoa, però è successo solo a Genoa questo atteggiamento da parte di Keita. In altre occasioni invece è sempre stato comunque il giocatore che è risultato un po' moscio. No, io non l'ho vista in questa maniera sinceramente, però può essere anche valida questa tua impressione. No, l'unica cosa che non riesco a capire, lui a destra non può mai giocare? Beh, diciamo che comunque svaria un perché po' su. Tanto si alterna, no? Sì, spesso l'ha cambiato poi Inzaghi in corso delle partite. Come un Anderson panchina. Tu rinunceresti ad Anderson in una partita così? Beh, non è che entra Lombardi, entra Keita. Ma non è che comunque esce Lombardi, esce Felipe Anderson.
cioè prima di togliere Anderson, diciamo, se li mettiamo sullo stesso livello. Però Anderson purtroppo è questo, cioè nel senso è talmente croce e delizia, è talmente imprevedibile che comunque sia toglierlo è un azzardo più rischioso rispetto a Keita, perché comunque se sappiamo che se Anderson è in giornata la partita te la spacca da solo, cioè te la porta. La facciamogli fare il primo tempo a Anderson, può darsi. Noi dopo 20 minuti ci accorgiamo che il primo tempo dai il turnover e cambi loro due. Può darsi anche che succeda questo. Comunque io rimango sempre della mia idea che l'Inter rimane sempre un pochino sopravvalutata come squadra. Come 11 iniziale non ho nulla da dire, perché comunque sia un 11 di tutto rispetto, anche se comunque anche negli 11 iniziali, secondo me, per dire, ci sono delle individualità dove la Lazio non è per niente inferiore all'Inter all'Inter che vedremo mercoledì sera. Però guardando la panchina dell'Inter, Carrizo, Andreoli, Biabiani, Mianghe, Gnucurì, Nagatomo, Eder, Palacio, Gabel, non mi pare che comunque è una panchina di una squadra che poteva pretendere a inizio stagione di lottare per i primi tre posti. È vero che gli mancheranno gli squalificati Melo e Joao Mario, però comunque sia, come difesa, anche tra gli indisponibili, cioè, non vedo grosse assenze. No, beh, ma il mercato dell'Inter quest'anno è stato fermo, come tutti sappiamo, con i seri problemi con Mancini, la società che c'era non c'era, l'arrivo di De Boer all'ultimo poco inizio del campionato, molti problemi, tutto un subbuglio, quindi era normale pure arrivare a, diciamo, a ingranare più tardi rispetto alle altre squadre. Ma mi dicevi dietro loro Murillo, Miranda? D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Anzaldi. Ok, Ranocchia quindi è andato fuori. Ranocchia è da valutare. Giocava sempre Ranocchia. Ranocchia è da valutare. Ah, ok, allora ecco per questo motivo. E comunque io sulla Lazio invece non sono convinto di Wallace. Perché Wallace a 3 può giocare, se non l'ha messo ieri. Ma ieri era per cercare di ridare Bastos. Ieri era per cercare di dare comunque spazio a Bastos. No, per dare minuti a Bastos, perché poi lo rilancerebbe definitivamente con l'Inter. Anche perché se torniamo indietro con la mente, Bastos era il titolare. Se Bastos era il titolare significa che il mister piaceva a lui. Però Wallace ancora doveva esprimersi, e comunque Wallace dopo è uscito alla larga, e credo che in questo momento toglierlo è difficile, ma non al di là poi dell'episodio del derby, proprio rinunciare a un giocatore di questo genere in questo momento è molto difficile, anzi che secondo me ieri è stato eccezionale il mister, che è riuscito a trovare il momento giusto per ridare spazio a Bastos, perché altrimenti come facevi a togliere Wallace o De Vrij per dare spazio a Bastos? È un po' più veloce di Wallace, quindi valuterà anche questo, con i due esterni che si tagliano da interni. Io non ho tutta questa certezza. Poi da quando Pioli è arrivato all'Inter io vedo che comunque sia la sua idea di calcio non è che si sia tanto modificata. È vero che comunque solo l'altro anno era allenatore della Lazio, quindi comunque sia il mister è rimasto lo stesso, però sempre questa idea di partire a mille, cercare subito il vantaggio, aggredire alto l'avversario. Io penso che comunque l'Inter cercherà di proporlo anche contro di noi mercoledì sera. Tu pensi, Andrea, che secondo te Inzaghi è intenzionato ad aspettare per poi aggredire l'Inter in contropiede, o cercherà di attaccarlo fin dall'inizio per cercare di rendere meno pericolosa possibile l'Inter, che l'Inter comunque come pacchetto offensivo è indubbiamente di assoluto livello, ma di dietro comunque il Miranda e Murillo di quest'anno lasciano un po' a desiderare. Beh, insomma, ma io credo all'inizio sarà l'Inter quella a spingere, ma proprio per cosa fisiologica, giochi a casa, giochi, si sentono anche un po' positivi in questo periodo dopo risultati importanti,
e credo che avranno quella spinta e la voglia iniziale loro. Speriamo di tenere botta, mano a mano trovare le posizioni tutti quanti e poi a quel punto giocarcela e manovrare anche noi e buttarla dentro, perché poi è importante metterla dentro, sperando che poi la, diciamo, la scala del calcio porti, giri la ruota Immobile. Anzi, a proposito di Immobile, non ce ne eravamo accorti, addirittura avevamo valutato un'altra situazione ieri in curva, mentre Biglia gli aveva offerto il pallone per tirarlo, lui si è rifiutato. Sì, perché infatti è la conferma ancora del gruppo. Infatti era l'ha citato prima Gianfranco questa dinamica, ma poi comunque erano uscite fuori le dichiarazioni da parte di Biglia, ha detto: per recuperare Immobile, se dovesse esserci un calcio di rigore lo farò calciare a lui. E al momento del rigore, che io non ho visto questo sipario tra Biglia e Immobile, ma la cosa che mi ha più colpito, se ben ricordate, subito dopo il gol di Biglia c'è stato proprio un abbraccio tra i due, dove comunque si vedeva che comunque Biglia cercava di fargli capire a Immobile il momento e cercava di rincuorarlo. Quindi quello è un altro gesto importantissimo, come hai detto te Andrea, del gruppo. Ma anche lo stesso di Immobile, di quanto ha sposato la causa biancoceleste. Sì, sì, l'ennesimo. E poi la, diciamo, la ciliegina sulla torta con la squadra che purtroppo abbiamo dovuto richiamare noi, ma magari poteva essere una cosa spontanea, era l'ultima partita dell'anno in casa, era per ringraziare anche chi ha sfidato il freddo ieri. E vabbè, alla fine sono venuti come al solito, come hanno fatto a Genova, tutto lo staff e gente che anche noi tifosi non conosciamo, e il mister, che non è da tutti, perché anzi credo non sia neanche da nessuno, perché difficilmente io ho visto mister venire sotto la curva, è lui che ha spinto a cedere le maglie ai tifosi. E poi ho notato che c'era anche qualche panchinaro, che invece sono i primi che vanno subito negli spogliatoi, tra questi c'era anche Vargic. E l'abbraccio e il canto dell'inno di Cataldi e Lombardi insieme, diciamo, con un risultato positivo mercoledì chiudiamo una, vediamo l'anno in bellezza, una parte di stagione perfetta. Intanto mercoledì l'arbitro sarà Mazzoleni. Bellissimo. L'arbitro designato per Internazionale Lazio. Il bilancio con Mazzoleni per la Lazio è positivo, che abbiamo 12 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Quindi, però Mazzoleni, pure forse mandiamo Mazzoleni, che tanto è stata vince troppo, se lamenta nessuno, invece gli danno una bella botta. No, che poi se pensi all'assurdità, Mazzoleni pure a De Bergamo c'è stata polemica perché l'arbitro Irrati e De Pistoia arbitrava Lazio Fiorentina e mandano uno di Bergamo a arbitrare Inter Lazio, quindi è un continuo di queste cose strane che succedono. Non dicessero che però ci ha dato il rigore Irrati, perché il rigore l'ha dato l'arbitro di Ligna. Irrati non ha dato il rigore, l'ha dato, sì, esattamente, bravo. E poi non ha nemmeno né ammonito né espulso Tomovic, quindi esatto. I danni l'ha fatti, e come. Il Corriere di Trigoria gli ha dato 4 e mezzo. Ha fatto i danni veri. Comunque ieri quell'episodio con, e poi sta per diventare Marco arbitro internazionale. Appunto. Penso la settimana prossima gli debba, appunto, uno. C'è un articolo che dice: sta diventando un arbitro internazionale, ma sta facendo, continua a fare danni. Uno più fa i danni, giustamente più merita di arrivare addirittura a palcoscenici internazionali. Un doppio ex di Inter Lazio, ovvero Sosa, ha detto che la Lazio può addirittura andare a Milano per vincere. E prima di lasciarti Andrea, magari dare spazio anche ad altri nostri opinionisti, continuiamo. Già si sta stancando di noi Gianfranco. Continuiamo, prima di farci gli auguri di Natale, continuiamo il nostro, diciamo, giochino, così ha definito Gianfranco, in merito alle partite storiche, per dirti il tuo Inter Lazio che ti viene in mente, a quello che sei più legato. Ce ne sono tanti, perché poi Milano, a parte il Milan, Sponda Inter ci ha dato tante soddisfazioni.